Un colpo di coda dei poteri forti è la reazione di Matteo Salvini dopo l'incarico a Cottarelli. Il PD torna al governo, accusa grazie a Mattarella. A 12 ore dalla clamorosa rottura col Quirinale, la stella polare del segretario leghista restano le urne. Torna sulla scelta di Savona, che l'alleanza giallo-verde voleva al Ministero dell'Economia. Nella Costituzione non c'è un articolo che proibisca a un ministro di puntare a cambiare le regole europee, dice. Se per ogni governo dobbiamo avere il timbro di Bruxelles e Berlino, è una follia. A chi gli chiede dell'alternativa a Giorgetti per via 20 settembre, ribatte. Savona era la figura più adatta. Quindi l'attacco al Quirinale. Il fatto più grave è che il Presidente della Repubblica ha scelto i mercati e le regole europee alla faccia del voto degli italiani. Questo è grave. Nessun sostegno al governo Cottarelli, dice. Ma di che? Poi avverte. Se Forza Italia puntellerà il governo tecnico, niente alleanza di centrodestra alle prossime elezioni. E in un'intervista Repubblica non nasconde i dubbi sull'atteggiamento di Berlusconi. Nella sua difesa di Mattarella è sembrato di sentir parlare la Merkel. Ora la priorità è tornare alle urne quanto prima e in Parlamento ci sono i numeri per cambiare la legge elettorale con un premio di maggioranza, dice Salvini. Quanto ai grillini, ho imparato a conoscerli, ragiona, e sono seri. Di Maio.